La scolca è profondamente legata al territorio del Gavi di OCG. Volevo capire in che modo il territorio influenza la vostra azienda e come cercate di valorizzare questo territorio chiaramente sui mercati di destinazione. Ma sicuramente la responsabilità dopo 4 generazioni nel Gavi, quasi 5, di aver scoperto, di aver inventato, di aver creato la denominazione nel 72 con mio padre che ha ottenuto la DOC e nel 98 la DOCG è molto forte. Quindi il territorio per noi è casa, è il nostro DNA, è la nostra identità, è la nostra autenticità. E quando si viaggia nei mercati, si porta tutto questo come storia di famiglia e storia di un territorio e, come diceva Mario Soldati, il vino è poesia della terra. E in un'ottica di futuro, di sviluppo, quali sono le tue aspettative personali, la tua visione, e anche quali sono le tue speranze? Allora, l'azienda si prepara ad accogliere la quinta generazione, mio figlio Ferdinando, che ha già mosso i primi passi in azienda. Abbiamo un piano di investimenti a 3-5 anni. Io non sono mai stanca di pensare a nuovi traguardi, seppure in uno scenario geopolitico complesso, perché io credo nel nostro passato, nel nostro presente e nel nostro futuro. Quindi il mio sogno e il mio augurio per me e per le nuove generazioni è di non essere mai stanchi di credere nel futuro e non essere mai stanchi di credere in questo territorio e in ogni grande dono che ogni giorno la vita ci regala.